legislazioni in Canada, non soltanto la regione è presente a livello economico, ma anche a livello sociale come una comunità molto forte. Quindi l'ufficio naturalmente viene aperto qui a Udine. Ci auguriamo che l'ufficio possa non soltanto spingere i settori tradizionali, quindi tipici dal design, diciamo, all'agroalimentare, cioè settori chiave del Friuli, ma anche puntare sull'innovazione, perché l'innovazione è il momento oggi che crea sicuramente sinergia tra Italia e Canada. Il Canada ha una grande esperienza in questo senso, l'Italia ne è conscia di questo, quindi non solo siamo contenti, ci aspettiamo che le aziende, ecco, rispondano bene a questo. Sarà aperto part-time qui presso la Camera di Udine, nella persona proprio fisica della dottoressa Bison, Patrizia Bison, e quindi ci sarà un contatto sempre con le aziende, naturalmente poi non soltanto a livello, voglio dire, di incontro con una persona, ma anche a livello di pubblicistica, di stampa e via dicendo, quindi le aziende hanno una controparte di tutto. Ontario is extremely proud, very, very happy because of the opening of this office. And we've been working on this office for several months. Finally, we are opening it, and we're expecting the economic fabric of the city of Udine and the province and the region itself will answer to our appeal. We really hope to create synergies, to create moments of common work. Canada and Italy have a strong relationship, and it can only be stronger. We have a city, Toronto, that counts on a big, big community from Friuli, and there's also a clear economic reality of interest change between the two cities. At this point, I really hope that the office can really penetrate the market and work with the companies from Friuli.